Amici di Caffè Bollente, buonasera e ben ritrovati in quella che potremmo definire l'ultima puntata libera. Da poche ore in vigore la par condicio e quindi d'ora in avanti faremo trasmissioni codificate, come si suol dire. Questa sera abbiamo tre donne protagoniste, una non è candidata, ma sicuramente occupa la scena politica per gli importanti ruoli che assume e in parte dovrà rispondere anche a certe valutazioni che proprio in questo studio 7 giorni fa un consigliere dell'opposizione fatto. Subito vi presento gli ospiti di studio. Alla mia destra Elisa Vannelli, candidata a sindaco per il comune di San Giovanni per le liste civiche. Un'altra candidata a sindaco è Sara Baldetti per il comune di Cortona, candidato di Italia Viva. Lei non è candidata, però fa tutto ed è Lucia Tanti, vice sindaco di Arezzo. Questa sera, 7 giorni fa, avevamo focalizzato l'attenzione e la tensione su Castiglion Fiorentino. Siamo tornati in Val di Chiana perché la presenza di Sara Baldetti in pratica lo conferma indirettamente. Parleremo anche di come vanno le cose, come stanno i candidati per il comune di Cortona e subito mi collego con Pergo, se non vado errato, perché al microfono di Simona Santi Laurini c'è subito il sindaco uscente, ovvero Luciano Meoni. 3 minuti per te, Sara. Sì, Luigi, siamo a Pergo, come hai detto tu, in quello che è il tour di ascolto elettorale dell'attuale sindaco uscente, Luciano Meoni. Abbiamo già presentato quello che è il panorama, ovviamente, politico, su Cortona e quindi vogliamo parlare di quello che è il momento attuale. La vita politica amministrativa attuale è già convocato sindaco, quello che sarà, presumo, l'ultimo consiglio No, comunale. l'ultimo, Non no, sarà l'ultimo. l'ultimo, uno degli ultimi comunque Poverino. consigli comunali, e all'ordine del giorno troviamo spacchettata una misura che nell'ultimo invece consiglio comunale ha causato un po' la spaccatura definitiva tra lei e i suoi ex colleghi del centrodestra. Stiamo parlando di una variazione di bilancio per poter intervenire sia per le manutenzioni, lei ci ha parlato di interventi importanti nelle scuole e nelle strade, e poi per ampliare quella che è la rete idrica. Quindi lei ha deciso di riportare spacchettata questa manovra in consiglio. Sì, questa è stata una bizza di alcuni gruppi che oramai si amano tra PD e Fratelli d'Italia, dove sono usciti dall'aula per fare un dispetto al sottoscritto, ma di fatto hanno fatto un dispetto al territorio. Io credo che questa sia una politica di basso livello. Quando ero in minoranza non ho mai fatto abbandoni dell'aula che potevano andare a ledere gli interessi dei cittadini. Quindi credo che questa sia veramente una follia. Tuttavia, ho chiesto di spacchettare le variazioni di bilancio perché da una parte c'è il finanziamento per Pietraia, dall'altra c'è la fornitura della ghiaia, del materiale per le strade, delle centrali termiche che abbiamo nelle scuole. Insomma, ho spacchettato tutto, questa volta davvero non in due ma in più punti. Voglio vedere il coraggio che hanno questi signori nel venire magari a votare contro o abbandonare l'aula. Credo che sia davvero, ripeto, una politica che a me non piace perché l'interesse del territorio deve sempre prevalere su tutto. Quindi spero che la saggezza di alcuni torni ad essere tale e che si possa approvare, magari anche con un voto di astensione, per carità è qualcosa che differenzia il gruppo stesso, ma con un voto di astensione, ma però passando e votando quelle che sono le variazioni utili non al sottoscritto ma a tutti i cittadini cortonesi. Sindaco, 30 secondi finali, questa sera a Pergo, lei ha già iniziato da tempo quello che è appunto il tour d'ascolto, è già stato anche a Camuscia, portandosi dietro un discreto seguito, questo lo notiamo come dato di fatto. Sì, siamo molto contenti, ringraziamo tutti i nostri concittadini. Il seguito c'è perché noi dal 2019 non abbiamo mai smesso di fare campagne elettorali, siamo stati sempre nei territori dove è stato e dove è stato possibile fare gli interventi, li abbiamo fatti. Tuttavia ascoltare i cittadini fa sempre bene perché impariamo sempre qualcosa di più e queste folle che ci seguono in ogni frazione ci danno veramente lo stimolo in tutta la mia squadra ad andare avanti.
fatti convinti e per il bene del territorio. Grazie. Direttore, se non hai altre domande, noi ti restituiamo la linea. Sì, anche perché tra poco dovrei andare al punto elettorale di Verusca Castellani e quindi sentiremo un'altra candidato sindaco, un'avversaria, una competitor di Luciano Meoni. Grazie a Luciano Meoni, buon lavoro, buona serata. Allora, iniziamo subito in studio. Lucia Tanti, costretta allo straordinario, questo è il titolo del segmento di apertura della trasmissione, e c'è una breve scheda. La candidatura del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli per le prossime elezioni europee porta in dote un altro straordinario per Lucia Tanti, che da un paio di anni esercita il suo compito di vice sindaco in maniera davvero speciale. La Tanti è una donna impegnata in politica da sempre e proprio in questo studio due mesi fa anticipò quello che di fatto si sta realizzando, la creazione cioè anche ad Arezzo di quello schema che a livello nazionale ha portato alla candidatura per l'Europa del sindaco Ghinelli. E visto che la campagna elettorale non è uno scherzo, è presumibile che i compiti amministrativi della Tanti siano ancora più pressanti. Se poi dovesse andare in porto l'obiettivo, anche Arezzo avrebbe, nella parte finale della sua consigliatura, il prosindaco, considerando esperienze precedenti. Un film, infatti, lo abbiamo già visto quando Gasperini sostituì Fanfani in occasione della nomina al CSM. E allora, il dado è tratto, Lucia? La candidatura sì, e come è evidente mi fa molto piacere per due ragioni. Una, diciamo, più legata alla città di Arezzo e all'esperienza di Alessandro Ghinelli, sindaco civico della città di Arezzo, perché come avevo un po' previsto, forse anche perché un po' lo sapevo, l'idea di allargare il centro del centrodestra alle esperienze civiche poi si è tradotto nella candidatura del sindaco Ghinelli, quindi c'è una soddisfazione da un punto di vista strettamente cittadino. Abbiamo un sindaco che ha avuto un riconoscimento di ordine nazionale. Tra l'altro sottolineo che non tutti i candidati agli europei sono stati presentati dal vicepresidente. Posso fare del una domanda maliziosa? Sì. Saranno risolti adesso i problemini che avete con Forza Italia nel gruppo, con il gruppo consigliere? Ma io credo che siamo in via di risoluzione, per cui penso di sì, forse aiuta, forse no. Però è anche vero che questa cosa credo che non vada esaltata poi più di tanto, nel senso che ci sono state alcune assenze, però insomma, a me pare che poi alla fine tutte le volte che c'è stata necessità di portare a casa il risultato lo abbiamo fatto. Insomma. Senta Lucia, lei è considerata la donna forte della giunta Ghinelli, nel senso che le decisioni importanti passano proprio dalla sua presenza. Ultimamente il suo ruolo è stato un ruolo non sicuramente del semplice vice sindaco. Tra l'altro lei ha fatto anche delle importanti dichiarazioni in merito a una vicenda spinosa, quella della scuola di via Filzi, e dove ha annunciato in pratica che è arrivato un input ben determinato per quanto riguarda gli obblighi che l'azienda deve fare nei confronti anche di un impegno che non è stato mantenuto. Sì, è arrivata l'ordinanza l'8 di aprile, quindi 10 giorni di tempo per ripristinare il minimo di sicurezza che quel cantiere richiede, e credo entro il mese di giugno la ripartenza dei lavori. Senta, proprio 7 giorni fa si è detto rammaricato Romizzi che non si vota ad Arezzo perché questa giunta sta non mantenendo quello che aveva programmato. Ma dal suo punto di vista credo che sia legittimo dirlo, del resto sta l'opposizione, quindi bisognerà pure che faccia il suo mestiere. Arezzo ha la scadenza naturale a questo punto nel 2016, perché, 26. Del 2026, perché abbiamo avuto lo slittamento così come tutti i comuni che sono andati a votare nella fase Covid. Certo è che la speranza in realtà è che ci si allinei al 2025, perché questo vorrebbe dire che Alessandro Ghinelli sarà eletto in Europa. E quindi lei ha un altro anno in più da fare il vice sindaco? Prosindaco? In realtà avrei un anno in meno, nella sostanza. No, avrei un anno nuovo, cioè quello di prosindaco, e però avrei un anno in meno da vice sindaco rispetto all'allineamento al 2026. Ma insomma, questo staremo a vedere, non è l'anna caprina, perché i tempi in politica sono più importanti qualche volta di altri aspetti che sembrano più rilevanti. Però insomma, questa è una grande occasione, io credo, per la città di Arezzo, e spero che ce la possiamo giocare bene. Ha esternato proprio ieri la sua soddisfazione per i soldi che arriveranno dopo l'accordo tra governo e regione per quanto riguarda il futuro
dell'ospice, scusi. E quindi questo è un si sana un grosso interrogativo che c'era ad Arezzo. Si sana una ferita, perché l'ospice fu inaugurato con l'allora assessore Saccardi, quindi eravamo alla prima giunta Ghinelli e assessore alla sanità, il vicepresidente era Stefania Saccardi, poi arrivò il Covid e tra le tante cose che ha portato via anche l'ospice. Si aprì in quel momento anche, devo dire, una fase di grande allineamento di tutta la città circa la necessità di fare ritornare questa esperienza e questo diritto di cittadinanza, mi verrebbe da dire, nell'ultimo tratto della vita delle persone, e oggi è stato, ieri in realtà, conclamato il fatto che tra i 17 milioni di euro che arrivano all'ASL Sud-Est, 4,5 sono destinati e non sono fondi PNRR, cioè sono fondi ex articolo 20 annualità 2019 che sono appunto i fondi di accordo tra governo e regione. Quindi credo che sia giusto dire. Per quanto riguarda il recupero dell'area del Pionta nel suo complesso? Sta andando a grande lena, è stato inaugurato il centro, la COT, il centro operativo territoriale. È proprio di pochissime ore fa, è stato più che inaugurato, visitato, perché da un punto di vista strutturale già pronto, va animato dalla parte, diciamo così, più organizzativa e poi dalla parte operativa il centro autismo, che è stato un grande investimento del Comune di Arezzo, 1 milione di euro da parte del Comune, 1,6 milioni da parte della Regione. E questo è un passaggio importante considerando quello che il problema che c'è dietro all'autismo, che poi non ha una terapia univoca, e quindi è opportuno che non ci si debba voltare da un'altra parte, anzi farsi carico di certe responsabilità. Tra l'altro questa esperienza, questo spazio sarà uno spazio molto importante, perché così pensato è il primo in Toscana, perché mette insieme la parte sanitaria, la parte socio-assistenziale integrata e la parte sociale, cioè quella che guarda all'apertura al mondo di persone che hanno delle disabilità, ma non per questo non debbono essere valorizzate nei loro talenti. Lucia, le faccio l'ultima domanda di questo primo segmento relativo al fatto che voi avete iniziato il tour, a proposito della stessa dizione che ho usato prima, Meoni, nelle frazioni. Ecco, in passato siete stati criticati perché avevate, non dico snobbato, ma dimenticato le periferie. Adesso avete cambiato rotta. Ma relativamente, nel senso che la novità di questi tour è quella che siamo praticamente tutti insieme, cioè c'è la giunta al completo. In realtà momenti di confronto e di conoscenza dei problemi, di scambio delle opinioni, la giunta Ghinelli non li ha mai fatti mancare né nel primo né nel secondo mandato. Certo, è vero che fino a un certo punto, cioè dall'ottobre del 2020, di fatto fino alla seconda metà del 21, muoversi non era proprio così banale rispetto a quelle che erano le caratteristiche della pandemia. Quindi se mi si dice che c'è una modalità più diffusa di presenza, cioè che siamo sostanzialmente quasi tutti, è vero, è un modo nuovo e ci diverte anche moltissimo andare insieme, perché poi la differenza la fa la squadra, non la fa il singolo assessore e neanche il sindaco da solo, e questa credo che sia una grande lezione che il sindaco Ghinelli ha dato, cioè quella di valorizzare chi gli sta intorno. E io sono tra le più beneficiate in questo senso, però il fatto che ci fosse una corrispondenza mai interrotta tra cittadini e giunta, non fosse altri i miei 1300 appuntamenti l'anno. Ecco, magari qualche volta si è dimenticata per i suoi troppi impegni. E quindi tre volte è in parte giustificata. Un consiglio da dare a queste due aspiranti sindaco, perché sono donne, hanno avuto il coraggio di rompere anche una certa diffidenza che poteva arrivare dal mondo maschile. Ecco, lei cosa può consigliare a Lisa Mannelli e a Sara Baldetti? Ma di guardare solo avanti e di mettercela tutta. Io il sindaco non l'ho mai fatto, quindi non lo so. Però insomma, non l'ha mai fatto. Ho fatto il candidato consigliere, poi ha fatto, non dice, solo, sindaco ho fatto forte, il candidato presidente della provincia di Arezzo ormai tantissimi anni fa. Insomma, è una bella esperienza quella di stare a contatto con le persone. E credo che il sindaco sia il mestiere più bello del mondo, perché poi alla fine, quando si occupano dei livelli istituzionali più alti, che poi non è manco corretto dire così, ma hai a che fare con i fenomeni, qui hai a che fare con le persone, cioè in regione parlano della disoccupazione, qui c'è il disoccupato davanti, e incrociare gli occhi è un pochino più difficile che incrociare i numeri. Bene, io ringrazio Lucia Tanti per aver detto anche queste parole importanti, che sicuramente saranno gli appunti o appunti utili per le nostre due candidate. Noi ci fermiamo, è arrivato il momento del primo spazio pubblicitario, restate con noi.
Seconda parte di Caffè Bollente, resteremo sempre a attenzionare quello che accade a Cortona. Tra poco Simona Santi Laurini si collegherà, anzi ci farà sentire la sua voce e la sua vedere la sua immagine dal punto elettorale di Verusca Castellani. Ora non mi ricordo esattamente il nome della sua lista, lo dovrà dire Simona. Uniti a sinistra per Cortona, se non vado errato, e se ho sbagliato Verusca mi correggerà. Intanto abbiamo in studio anche Sara Baldetti di Italia Viva, due donne in lizza in un contesto sicuramente non facile per loro. Abbiamo preparato questa piccola scheda proprio incentrata su queste due candidate. Due donne contro i colossi della politica cortonese. Il compito di Sara Baldetti da una parte e di Verusca Castellani dall'altra assume il significato della vera sfida in un contesto politico locale caratterizzato dalla presenza di candidati che, bene o male, negli ultimi 20 anni sono stati protagonisti nello scacchiere locale. Per Sara Baldetti sarà un bel test anche per il partito che esprime, che cerca la sua dimensione a livello territoriale, mentre Verusca conta di recuperare quell'elettorato diffuso della sinistra che non si riconosce più nel centro-sinistra. Resta un dubbio: il 25 aprile ha in mente di organizzare la marcia della pace con gli altri candidati da Camucia a Cortona. Giusto chiedersi se ha avuto delle risposte. E allora Sara, la iniziativa della Castellani ha una prerogativa. Lei parteciperà a questa marcia per la pace? Allora, i tempi sono molto ristretti e gli impegni elettorali sono alle stelle. Sicuramente per la pace una bella camminata me la sento di farla. L'avevamo detto di farla, ma una volta eletti magari. Ora, su due piedi sicuramente sì, però i tempi sono stretti, non posso coordinare né aiutare, questo tra l'altro è chiaro. Il 25 aprile è un giorno particolare, visto che è la festa nazionale che ricorda la liberazione dal nazifascismo. C'è una motivazione. E bisognerebbe ricordare agli elettori di andare a votare, visto che è stata pagata con il sangue questo diritto di voto, visto che non vogliono andare a votare, perché il problema principale sono gli astensionisti, e quindi convinciamo la gente a votare. E allora andiamo subito al punto elettorale di Verusca e facciamo questo ping pong fra i due candidati. Non è un confronto fra loro, ma poniamo le stesse domande proprio per capire intanto come sta andando la loro campagna elettorale. Come sta andando, Sara? Bene, gli impegni sono tantissimi, però avvincente, una bellissima esperienza. Sono felice degli incontri che ho con le persone che ci dicono: la cassiera del mio supermercato mi ha detto hai fatto una scelta che era un dovere morale, una candidatura in questo momento, in questo ambito, con quest'altri candidati, è stato un dovere morale. Quindi queste risposte sono positive. Allora, Simona, a te con Verusca. Sì, Luigi, confermo, noi siamo a Camucia al punto elettorale di Verusca Castellani, Uniti a sinistra per Cortona, hai detto bene, e veniamo proprio all'appello che aveva lanciato proprio da qui alla presentazione di questo punto elettorale per una marcia della pace da Camucia a Cortona il 25 di aprile. Abbiamo avuto la prima risposta della candidata che è in studio con il nostro direttore. Dagli altri candidati sono pervenute delle risposte? Assolutamente no, nessuna risposta da parte di nessuno. Ho sentito adesso Sara che con piacere dice che avrebbe fatto una bellissima camminata, ma risposte non ce ne sono state. Tra l'altro per dovere avevo chiamato il giorno stesso che noi avevamo fatto l'intervista, il nostro primo cittadino, e avevo detto proprio a lui, in qualità di sindaco, che avevo fatto questo appello e avevo chiesto a lui di collaborare. Avevo chiamato lui solo ed esclusivamente proprio perché era sindaco. Gli avevo detto: guarda, ho lanciato questo appello, sarebbe carino organizzare questa cosa insieme. Lui mi aveva detto: ti farò sapere nei prossimi giorni, ma ahimè la telefonata non è più arrivata. Non avevo chiamato nessun altro perché speravo che mi rispondessero. Non è accaduto. Dubito che a questo punto io possa fare una marcia per la pace, perché o la si faceva tutti insieme e avrebbe avuto un senso, altrimenti il senso ne ha poco da sola.
E mentre Verusca Castellani ci risponde, Daniele Cionnini ci sta mostrando il suo punto elettorale. Luigi, vedi che le bandiere della pace campeggiano, quindi è un tema assolutamente in cui crede e che ritorna. Come ha chiesto a Sara Baldetti, le chiediamo come sta andando la campagna elettorale. La campagna elettorale sta andando molto bene. Che risposte ha dalle persone? Belle, positive, perché il nostro è un cambiamento a tutto tondo, e quindi le persone arrivano dalle persone più disparate, perché alzando il livello del linguaggio, alzando il livello della politica, le persone ti sorprendono e ti danno delle risposte veramente entusiasmanti. Questo, ecco, Verusca Castellani, già la presentazione della sua lista ci aveva detto: io non voglio il tifo da stadio e non amo queste dinamiche, giusto? Le vogliamo chiedere a questo punto a che punto è con i suoi candidati, con la sua lista? È ultimata, oggi abbiamo finito la raccolta delle candidature e quindi a giorni comunicheremo la lista. Luigi, se non hai altre domande, io credo che i 3 minuti siano trascorsi. Aspetta, teniamo aperto questo spazio, perché finora Verusca Castellani e Sara Baldetti obiettivamente hanno avuto meno spazio, meno rilevanza mediatica rispetto agli altri tre competitor, obiettivamente anche perché gli altri hanno potuto usufruire dello spazio istituzionale che avevano nei loro ruoli, sia che per le note vicissitudini anche del Consiglio Comunale. Sara, nel punto elettorale che lei ha messo insieme al suo partito, ricordiamo Italia Viva, qual è quello su cui lei ha messo l'accento in maniera particolare? Sul programma, lei sta dicendo. Sì, noi vorremmo puntare molto nel sociale, perché abbiamo visto, c'è una richiesta della popolazione di necessità o comunque di questioni non affrontate, quindi vorremmo intervenire subito su programmi che riguardano il sociale, sulla programmazione economica, sul discorso dell'energia verde sostenibile e solidale, perché è il nuovo concetto introdotto, solidale, che permetterà agli investitori quindi di avere dei punteggi per poter fare il bilancio di sostenibilità. Quindi sono elementi importanti per attrarre investitori, e quando avremo ricreato un apparato che è sostegno al lavoro e non assistenzialismo, potremmo dire che quegli investimenti, quello che deriverà da questi investimenti, andrà a finire nel sociale. Senta, lei è di Pietraia. Sì. E Pietraia in questi giorni è al centro di un feroce scontro politico tra ex alleati di maggioranza. Sì. Lei come valuta questa fattispecie? Che l'acqua è un elemento essenziale per un paese che ha vissuto per anni con una discarica e oggi ha una discarica che è tombata, quindi che è post mortem, e quindi l'acqua è un elemento di vita e, diciamo, io penserei che andrebbe votata favorevolmente, insomma, questa misura. Anzi, c'è una cosa della Giunta Meloni, solo una, che non gli è piaciuta. Vabbè, sul discorso del sociale è stato carente, anche sul discorso magari delle promesse che ha fatto sulla copertura delle scale mobili, di alcune attenzioni, anche il decoro urbano un pochino, possiamo dire che l'ha lasciato, non è stato attentissimo. Dopo su altre cose la presenza ovunque, devo dire che sembra che abbia una dote di bilocazione a volte. Il dono dell'ubiquità. Sì, che riesce a essere a destra e a sinistra, è una cosa impressionante. Però sì, sul sociale è la prima cosa che farei, insomma, cercherei un attimo di rimettere a posto queste necessità. E allora, sotto l'aspetto politico, invece chiedo a Verusca Castellani, non so perché la voglio chiamare Valentina, ma evidentemente è una mia forma mentis, ecco, una cosa che non l'ha convinta della Giunta Meloni. Beh, una cosa che non mi ha convinto della Giunta Meloni, in realtà, al di là del fatto di aver un po' litigato con tutti e quindi aver omesso varie cose, è sicuramente quella della sanità. Gliel'ho ripetuto in svariate lingue e in vari modi nelle occasioni in cui ci siamo incontrati. E forse il fatto di avere una scarsa attitudine alla conoscenza delle cose l'ha spinto a non insistere laddove era necessario insistere. Ad esempio? Ad esempio in una regione. Quindi per ottenere
più cose necessarie che sono all'ospedale della Fratta, per esempio. Quindi già durante l'intervista che ho fatto ad Arezzo Web ho avuto modo di spiegare dal punto di vista tecnico le carenze che sono all'ospedale della Fratta. Quindi è un DEA di primo livello, manca di alcune necessità e quando si va a discutere con la Regione bisogna saper spiegare esattamente quali sono le necessità dell'ospedale della Fratta. Quindi non è tanto il fatto che in questo momento si possa ottenere l'oculistica e tutte le cose di cui in questo momento Meoni vanta di essere riuscito ad ottenere, che sono cose che arrivano in un secondo momento. L'ospedale della Fratta, pronto soccorso, in questo momento necessita di cose di prima necessità, quali appunto la terapia intensiva, l'UTIC o cose che in questo momento il DEA di primo livello deve avere. Quindi queste sono cose che quando vai a discutere Regione tu devi essere in grado di poter argomentare. Quindi capiamo, Luigi, che la sanità è uno dei cavalli di battaglia di Verusca Castellani. Vogliamo chiedere anche a lei un commento sulla decisione di Meoni di spacchettare questi interventi su Pietraia, sulle manutenzioni ordinarie. Nell'ultimo consiglio le misure insieme sulla variazione di bilancio hanno portato alla spaccatura e adesso vengono riportate invece divise. Detto tra di noi, sono cose che riguardano loro, sinceramente. L'hanno portati a litigare, hanno fatto e disfatto tra di loro. Sinceramente, io l'ho detto sin dall'inizio, sono cose che a noi queste ci riguardano ben poco. Abbiamo affrontato e continuiamo a affrontare la nostra campagna elettorale su altri temi, l'ho appena detto, sinceramente. Oltre alla sanità, cavalli di battaglia, quali sono? Ma cavalli di battaglia sono cercare di recuperare il centro storico di Cortona, che sinceramente anche quello è stra-abbandonato. Poi, vedi, si può discutere di tutto, il fatto che comunque non abbia nemmeno partecipato a questo evento che c'è stato il 6, mi stanno dicendo non è partecipato, non è che non ho parlando del confronto tra candidati invitati dal comitato del centro storico, giusto? Sì, esatto, io sono stata l'unica che il 25 di marzo in tempi non sospetti ho detto che non ci sarei andata e non ci sono andata per motivi che ho ben definito e lo sanno bene. Ma non è che perché non mi interessa il centro storico di Cortona, sul quale mi sono già espressa e ho delle idee ben chiare e ben precise, chiusura delle scale mobili funzionanti, negozi di prossimità, quindi insomma cose che nel nostro programma sono ben definite e ben chiare, ma è perché voglio che il centro storico ricominci ad essere Simona. Ben attivo e ben vitale, così come lo conoscevo un tempo. Dimmi, Luigi. Allora, vorrei fare la stessa domanda sia a Verusca che a Sara. Un rapporto con il Partito Democratico, perché non lo avete allacciato? Inizio proprio da Sara. Diciamo che la scelta che ha fatto Vignini di allearsi con i 5 Stelle per noi era una scelta in cui era impossibile pensare di fare altre alleanze trasversali. E decisi, convinti, ancora oggi faremo la stessa scelta. Quindi è stato proprio quello il motivo prevalentemente politico? Sì, poi ovviamente noi abbiamo fatto una scelta di identità, quindi di scendere in campo da soli per dare una rappresentanza ai riformisti, quindi né populisti né sovranisti, una scelta di identità coraggiosa sicuramente che porterà dei risultati, siamo certi e siamo convinti che era la scelta da fare. In un momento come questo, per ridare dignità a un certo elettorato, ci vogliono scelte di coraggio. Verusca, è stato impossibile avere un dialogo con il PD? Ma non lo abbiamo nemmeno cercato. Allora. Il PD è talmente lontano dal nostro modo di fare politica, dal nostro modo di vedere le cose, che sinceramente... Se non ci sarei stata io se ci fosse stato il PD, cioè il PD è proprio lontano dal mio modo di interpretare la sinistra, l'ho detto dall'inizio e tutti quelli che sono nella mia lista, o meglio io sono in questa lista perché la pensano esattamente come me e io la penso come loro, quindi uniti a sinistra, l'ho detto da sempre, continuerò a dirlo, rappresenta tutto quello che non è PD. Che non è il PD nazionale. Bene. O a Cortona? È più o meno la stessa cosa. Bene, Luigi. Sì, e allora dobbiamo chiudere. Procedere. Dobbiamo chiudere anche questo segmento. Tra poco andremo a sentire proprio il candidato del PD a Cortona, anzi del centro-sinistra, Andrea Vignini. Restate con noi, a tra poco.
Terza parte di Caffè Bollente, tornando alle questioni cortonese, c'è un aspetto politico da rimarcare, che a San Giovanni, per esempio, Italia Viva è alleata di Lisa Vannelli e quindi questo è un aspetto da non sottovalutare. Tra l'altro ci sono delle iniziative in comune che avete in agenda, perché tra poco arriverà domenica 21 aprile sul tema agricoltura in Val di Chiana addirittura la Teresa Bellanova, che è stata, mi pare, ministro dell'agricoltura, e poi invece a San Giovanni, al Circo Lacri di San Giovanni, con Lisa Vannelli ancora ci sarà Teresa Bellanova in una data diversa, oppure alle 19, alle 18, infine Maria Elena Boschi il 15, lunedì, parlerà sia a Cortona che a San Giovanni, potete confermarmi? Cortona di oblio oncologico, diritto all'oblio oncologico, a San Giovanni? Non lo confermo perché non ne sono sicura. E mentre ci sarà anche un'iniziativa con la Boschi sul premierato ad Arezzo. Lucia, non siete rimasti neutrali su Cortona voi, se non vado errato, perché a me mi sarebbe dato molto dell'endorsement che è stato fatto per Carini. Sì, ma non capisco perché quando nel 2019 si candidò lui, gradì molto che il sindaco Ghinelli lo andasse a sostenere, quindi. Forse se ne è dimenticato? Beh, insomma, forse perché non ha più avuto quella stessa coalizione, ma insomma sono vicende cortonesi, poi se no veniamo strumentalizzati dai malati di mente di Arezzo in su, poi dopo ci facciamo prendere la mano, faccia la sua corsa e, allora, e ovviamente il centrodestra ti fa per Nicola Carini. E allora siamo collegati con il punto elettorale di Andrea Vignini del centro-sinistra, siamo sempre a Camucia, credo non lontano dal precedente luogo dove c'era Verusca Castellani. Andrea Vignini non ha certo bisogno di presentazioni, abbiamo preparato questa scheda che lo rivede protagonista anche con i suoi competitor che finora sono stati citati. Eccola qua. A volte ritornano e lui è tornato. In realtà sul pezzo c'era rimasto, visto che dopo l'uscita dal PD aveva sposato la linea tracciata a Roma da Pierluigi Bersani, al punto di essere eletto segretario regionale di Articolo 1. Poi il ritorno in quel partito che in passato gli ha creato qualche dispiacere, la sua nomination è stata anche una bella rivincita per lui dopo la delusione nelle regionali del 2015. In questo periodo ha lavorato anche per ricucire quei rapporti che non sempre in passato furono proficui all'interno del partito. Codificato il campo largo, Vignini è l'unico nel PD ad Arezzo che è riuscito a fare l'accordo con i 5 Stelle. Ora l'obiettivo è quello di vincere al primo turno, ma in ogni caso è pronto per il ballottaggio. A destra intanto il braccio di ferro tra Luciano Meoni da una parte e Nicola Carini dall'altra è iniziato ufficialmente nel gennaio dello scorso anno, quando il gruppo di Fratelli d'Italia di Cortona si astenne sul bilancio. Da quel momento le strade hanno preso percorsi paralleli che hanno raggiunto l'ultimo stadio proprio quando Meoni non è stato confermato dal centrodestra a favore proprio di Nicola Carini, che è pronto per questa nuova partita. E nella disfida di Cortona sarà interessante vedere chi sarà l'Ettore Fiera Mosca d'Etruria. E allora dalla disfida di Barletta, quella di Cortona, è pronta a fare Ettore Fiera Mosca Vignini lei? Ettore Fiera Mosca alla fine vinse, quindi io sì, sono pronto. Luigi, dobbiamo fare una precisazione. Noi siamo alla sede del Partito Democratico di Camucia, dove c'era prevista in realtà già per questa sera una riunione di quello che tu hai chiamato il campo largo, anche se ormai abbiamo detto che non va più così di moda. La riunione di coalizione, vogliamo dire, abbiamo rappresentanti del Partito Socialista, ovviamente del Movimento 5 Stelle e di Cortona Civica. Quindi a che punto siete, Vignini? Siamo pronti. Abbiamo ormai chiuso tutte le liste, in realtà questa sera l'Unione Comunale del PD dovrà approvare formalmente la lista che è stata predisposta in queste ultime settimane. Sono liste molto forti e rappresentative di cui sono assolutamente orgoglioso e sono convinto che faranno bene, sia perché c'è una rappresentanza territoriale composita, sia perché ci sono donne, giovani e uomini anche di esperienza che oggettivamente rappresentano la gran parte dei cittadini cortonesi e della loro storia. Noi vogliamo tornare a Cortona a governare
e a governare bene. Dopo 5 anni in cui c'è stato oggettivamente un periodo di oscurantismo che mai prima d'ora nell'età repubblicana Cortona aveva avuto. Questa è la nostra intenzione. Naturalmente non vogliamo mettere bocca nei litigi feroci che ci sono in questi giorni fra le compagini del centrodestra ormai disfatto, come si dice, fra moglie e marito non mettere il dito, noi ci guardiamo bene dal farlo, però ecco, un dato politico che dobbiamo sottolineare è proprio questo: la maggioranza che era partita orgogliosa per cambiare tutto non ha cambiato nulla, eventualmente lo ha peggiorato e arriva disfatta all'appuntamento elettorale. Credo che sia l'ora di cambiare ancora una volta e di tornare a chi il governo lo sa fare e lo ha dimostrato per 70 anni. A proposito di questo, l'ultima notazione. Rapidamente, perché poi abbiamo una domanda. L'ultima notazione. Ci viene sempre rinfacciata questa cosa, che per 73 anni abbiamo governato. Voglio dire a Meoni, a Carini, a chiunque lo dica, che in questi 73 anni noi non abbiamo vinto il sindaco sulle patatine. L'abbiamo vinto con libere e democratiche elezioni perché gli elettori ci hanno scelto. E sono convinto che dopo la prova che hanno dato questi nostri successori torneranno a sceglierci di nuovo. Senta Vignini, in questa trasmissione, ma anche dopo l'ultimo consiglio comunale, l'attuale sindaco Luciano Meoni, a proposito della spaccatura che si è consumata in consiglio su una variazione di bilancio che ha visto uscire i suoi ex alleati, così li possiamo definire, ha detto che sostanzialmente c'è un accordo tra il Partito Democratico e i partiti invece di centrodestra. Lo ha ribadito anche questa sera. Lei come risponde? Non risulta alle cronache, diciamo. Mi sembra che, come ho già detto in un'altra occasione, il sindaco Meoni si rinchiuda nella sua cameretta e poi faccia voli pindarici a cui finisce per credere lui stesso. Questa è una balla stratosferica, per dirla in una maniera che tutti possono comprendere. Direttore, sei anche arbitro, visto che Andrea, hai vinto la par condicio, dici tu sui tempi. No, volevo fare questa domanda a Andrea Vignini. Visto che lui è tornato in Mischia, insomma, di battaglie politiche ne ha fatte tante, conosce bene l'agone elettorale, come ha ritrovato cambiata la politica rispetto a quando è uscito? Ci sono dei cambiamenti negativi e positivi. Quelli che io ritengo siano negativi è che ha perso un po' di forza l'organizzazione dei partiti, che se ne dica era invece una forza della democrazia anche. Però devo dire che questo è stato sostituito dalla presenza di moltissime persone che si sentono coinvolte nella società, che vogliono cambiare in meglio il paese in cui vivono, e una sorpresa davvero grande e positiva è un gruppo di giovani, non pochi, una trentina, che stanno organizzando tutta una serie di incontri nel territorio che non sono targati da un punto di vista ideologico, ma che hanno scelto questa parte politica perché la ritengono più affidabile, e noi naturalmente non vogliamo deluderli. E della sinistra invece, che non ha stretto accordi con voi? Stiamo parlando del candidato di Unita Sinistra per Cortona? Sono scelte che non si commentano. Io sono abituato, come i grandi allenatori, a non guardare i risultati nel campo altrui. Noi dobbiamo fare la nostra gara, abbiamo la squadra più forte e alla fine vinceremo il campionato. È possibile, Luigi, avere qualche, dici tu. È possibile avere qualche anticipazione di candidature, fra virgolette, eccellenti o forte, come ha detto prima Vignini? Ma ci sono nel Partito Democratico naturalmente rappresentanze dei circoli a tutti i livelli, e quindi segretari di circolo e anche persone che hanno una vasta esperienza amministrativa come la mia, però non voglio fare nomi per non fare torto a qualcuno. Quindi chi ha avuto già anche degli incarichi? Sì, nella lista ci sono naturalmente, perché un'altra cosa che credo dobbiamo di nuovo ribadire è che in questi ultimi anni si è vista la differenza fra chi sa giocare e chi invece è un dilettante.
Nella lista del civica c'è per esempio, ed è stata riportata nelle cronache, della sorella di Lorenzo Cherubini, detto Jovanotti, che sicuramente... Lei ama essere chiamata Anna Cherubini. Stavo dicendo che sicuramente si arrabbierà molto perché io l'ho così definita, ma siccome siamo amici di vecchia data me lo posso permettere. E poi c'è il Partito Socialista, questo lo ribadisco perché a proposito dei nostri competitor alla sinistra c'è un po' di ambiguità in questo, cioè loro saranno anche uniti a sinistra, non si capisce con chi, perché oggettivamente noi siamo Partito Democratico, Partito Socialista, i Verdi che presto verranno a fare una dichiarazione di appoggio nei miei confronti, insomma la parte maggioritaria della sinistra è sicuramente da questa parte, insieme ai 5 Stelle, avete detto giustamente voi che è l'unico luogo in cui siamo riusciti ad ottenere questa alleanza. È una lista civica che però non è stata costruita ora per le elezioni, ma viene da lontano, ha radici culturali. Insomma, francamente credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro e non abbiamo paura di nessuno. Grazie. Luigi. Grazie. Possiamo concludere qua il nostro collegamento con la sezione del PD di Camucia e in bocca al lupo anche ad Andrea Vignini. Torniamo in studio. Sara, è così difficile Cortone? È complessa. Vabbè, il numero di abitanti, la superficie che è uno dei comuni più grandi d'Italia e delle situazioni interne di attriti che a volte sono anche inutili, che non portano a far capire qual è il progetto politico. Perché alla fine se perdo un minuto a dire che ho litigato con X, perdo un minuto e non dico quello che vorrei fare. Io vorrei dare un senso di rivoluzione a Cortona, una rivoluzione pacifica ovviamente, comunicare anche l'importanza che ha culturale Cortona e ridargli ovviamente il lustro che merita. Ha preso appunti Lisa, perché la situazione, ci sono molti punti in comune anche con la sua realtà, che è una realtà particolare, una realtà che guarda, che ha una grande tradizione industriale, e forse questo è uno dei problemi di San Giovanni? Assolutamente, San Giovanni nel tempo ha totalmente perso il tessuto industriale che la caratterizzava, ci sono rimaste diciamo briciole, escluso quella che è stata ora la novità, cioè l'apertura di questa nuova industria che è appunto la BB, che ha coperto l'unica parte di San Giovanni che ancora poteva essere coperta, però diciamo che si poteva convertire in questi anni, cioè venendo comunque a cambiare quella che era una dinamica naturale che poteva avere quella città, si poteva investire su altri tipi di attività produttive, cosa che non è stata fatta e quindi è venuto a mancare un po' tutto quello che è il tessuto economico. Senta, la vostra sfida comincia a essere interessante perché voi siete espressione di una realtà civica composita che ha diciamo varie origini, varie estrazioni anche culturali, davanti a un Partito Democratico che è erede di una grande tradizione che un tempo era del Partito Comunista e poi dei Democratici di Sinistra. Ecco, lei pensa che ci sia un elettorato ancora che vota per fidelizzazione? Assolutamente, io ritengo che San Giovanni forse sia proprio uno dei pochi comuni nel quale è rimasto ancora un forte... C'è un'area, no? San Giovanni, Cavriglia... Sì, è proprio un'area tutta collegata, Terranuova, San Giovanni, Cavriglia, dove questo zoccolo ormai ha un elettorato ben definito con delle percentuali che si ripetono bulgare. Di anno in anno. Bulgare, esatto, sì. Noi pensiamo, speriamo, siamo fiduciosi che su San Giovanni però in questo momento stia un po' venendo meno questa situazione perché comunque cambia la cittadinanza, si sostituisce con giovani coppie, persone che comunque vedono nel degrado di San Giovanni un grosso problema e quindi si stanno avvicinando molto alla nostra area. E allora noi ci fermiamo, tra poco restate con noi per l'ultima parte di Caffè Bollente dove torneremo a parlare di San Giovanni e poi ci collegheremo con l'ultimo protagonista della campagna elettorale di Cortona.
Ultima parte di Caffè Bollente, adesso subito in primo piano Lisa Vannelli, avevamo già parlato con lei nell'ultima parte della trasmissione, poi tra poco ci collegheremo con l'ultimo punto elettorale, penso, quello del centrodestra con Nicola Carini, che è il candidato che chiuderà la pagina dedicata al comune di Cortone. Intanto una breve scheda su Lisa Vannelli. Le ultime adesioni al messaggio delle liste civiche sangiovannese sono arrivate dall'Associazione Pertini e dal gruppo Uniti Uniti. Non c'è stato l'accordo invece con il centro-destra, che presenterà un proprio candidato. In attesa di sapere cosa faranno i 5 Stelle a San Giovanni Valdarno, la lotta al primo turno ci regala un quadro che ha conosciuto delle sorprese proprio in questi giorni. Lisa Vannelli sarà la candidata delle liste civiche, battagliera al punto giusto. La Vannelli è pronta per questa partita che la vede sfidare in prima fila la sindaco donna Valentina Vadi, un duello che rappresenta una prima volta per la città del Marzocco, ma dovrà fare i conti anche con tinagli del centrodestra e quello che si inventeranno proprio i 5 Stelle. Gira e rigira, tiraria di ballottaggio anche all'ombra del Marzocco. E così, Lisa? Perché l'ultima volta finì proprio con un bel ballottaggio tra Valentina Vadi e Francesco Farbini del il quadro è identico. Adesso sì, si sta configurando identico, manca appunto la parte dei 5 Stelle che allora non sono pervenuti, ma che credo sia una cosa, insomma, dovrebbe uscire a giorni, quindi sostanzialmente identico, con la sola differenza che questa volta saremo due donne competitive. Questa è una bella cosa. Assolutamente, devo dire. Ne vado. È la prima volta fiera. In assoluto all'ombra del Marzocco. Sì. E tra l'altro già fu dirompente la presenza di Valentina nella sessione precedente, e adesso la bella risposta dei civici. Ecco, ci può spiegare le liste civiche, come nascono e da chi sono composte, che estrazione politica avete, se l'avete avuta, ecco. No, è interessante perché mi permette così di delineare proprio quelle che sono le liste civiche. Le liste civiche nascono proprio come pure liste civiche, quindi non come contenitore di un qualcosa che già esisteva. Esistono ormai già da 14 anni, infatti questa è la terza volta che si presentano, ora ci presenteremo con un'alleanza perché comunque abbiamo avuto altre liste che ci appoggiano, però nascono da persone che si sono spogliate della loro appartenenza politica per il bene di San Giovanni, riconoscendo nel civismo la vera forza per governare questa città. Tant'è che la nostra forza, che ci viene riconfermata dalla vicinanza della cittadinanza, è proprio la trasversalità che abbiamo all'interno. Quindi non possiamo delinearci con un'appartenenza destra, centro, sinistra. Siamo proprio trasversali. Al nostro interno ci sono più forze politiche. Avete stretto però un'alleanza politica proprio con Azione Italia Viva. Sì. È già stata con loro già ormai fatta da tempo, tra l'altro hanno una lista che si chiama Alleanza Liberal Democratici e Riformisti per San Giovanni, però è proprio notizia di oggi la risposta al mio appello, perché comunque avevo rivolto un appello affinché altri comunque appoggiassero il nostro progetto civico, e abbiamo avuto, come diceva appunto precedentemente, abbiamo avuto una risposta positiva da parte dell'associazione Sandro Pertini e da parte di questa nuova associazione Unici e Uniti. Ecco, avete tentato questo rapporto con i partiti del centro-destra, perché non avete formalizzato questa unione, o perlomeno non solo un'unione elettorale, ma un accordo politico? Non siamo riusciti a raggiungere un accordo, perché sostanzialmente noi non abbiamo mai fatto un passo indietro per quanto riguarda la nostra civicità, e purtroppo il centrodestra non abbandonava i simboli politici e quindi non ci ha permesso di fare un accordo. Ah, quindi era dirimente quella posizione, ecco, sì. Loro, il centrodestra, volevano i tre simboli dei partiti che caratterizzano l'alleanza a livello nazionale, che anche in altre realtà della provincia presenteranno nelle rispettive schede elettorali. Secondo lei il problema maggiore di San Giovanni qual è? Il problema maggiore di San Giovanni, individuarne uno maggiore è veramente difficile, ma lo individuo in quello che è la domanda, che nemmeno la richiesta che più spesso mi fanno i cittadini.
manca una manutenzione del territorio che poi dopo porta a un decoro. Le persone si rendono conto che mancano i servizi essenziali, si trovano a vivere in una città sporca, non sicura, dove manca proprio la presenza dell'amministrazione, non si sentono comunque ascoltati e quindi questo si porta a catena tutta un'altra serie di problemi. Senta, qui Valentina Vadi è stata ospite del nostro studio e ha elencato dei importanti risultati che sono stati raggiunti, ad iniziare da Borgo Arnolfo, che alla fine prenderà corpo il progetto di risistemazione di quello che era un po', guardi, voglio fare una comparazione, di quello che purtroppo ancora l'area ex Lebole ad Arezzo. Sì, si assomigliano per alcune cose. Mi auguro che presto ad Arezzo ci possa essere una soluzione di quel tipo, anche se l'area interessata a San Giovanni era più piccola, però era veramente un cazzotto il buon senso. Assolutamente, perché era l'elogio del degrado. Ma poi si trova proprio all'ingresso di quello che è il nostro centro storico, quindi in effetti creava proprio una cosa brutta per quello che potevano essere anche la ripartenza delle attività produttive. Il cantiere è ripartito da pochissimi mesi. La cosa mi fa sorridere proprio all'inizio della campagna elettorale, però sì, ripartito, è una società privata però quello che lo ha acquistato e lo ha fatto ripartire, non è un'opera del comune. Per quanto riguarda invece la sanità, visto che è un tema ricorrente in tutti i luoghi, l'ospedale di Ruccia ha le sue problematiche, però problematiche. Ha avuto anche importanti riconoscimenti. Ha avuto importanti riconoscimenti a quali però non sono seguiti evidenti cambiamenti. Abbiamo fatto proprio di recente noi un evento di richiamo proprio alla cittadinanza, dove hanno partecipato oltre a me anche la sindaca Chiassai e la sindaca Valentina Vadi, e c'è stato diciamo un acceso un acceso confronto su questo argomento, perché comunque è un ospedale fortemente depotenziato. E per quello potete chiedere informazioni alla Tanti, che recentemente insomma ha messo in castigo, in crisi i maggiorenti in un'assemblea dove erano venuti a magnificare e poi dopo ha fatto la guasta festa, anche se però dopo una settimana si è detta soddisfatta di un atteggiamento che la regione aveva preso nei confronti del San Donato. Quindi, tutto, magari serve, no? La cosa nasce cosa. Senta, la prima cosa, se lei dovesse essere eletta sindaco, cosa farà? La prima cosa che farei sarebbe subito mettere mano alla ripresa dello sviluppo della città, attraverso tutta una serie di progetti, perché la città si sente proprio svuotata della sua appartenenza, quindi sicuramente un rilancio delle attività produttive e con la creazione di eventi ad hoc. E allora invece la prima cosa che farà una volta eletto Nicola Carini, quale sarà, Simona Santi Laurini? Glielo chiediamo subito, caro Luigi. Intanto ti precisiamo che siamo appunto al suo punto elettorale, sempre a Camuccia, e qui è in corso una riunione della coalizione, quindi il direttore ti ha chiesto cosa farai, cosa vorresti fare qualora tu venissi eletto, e noi ti chiediamo di raccontarci come sta procedendo questa campagna elettorale e che cosa state decidendo questa sera, perché qui si parla di liste questa sera. Ma sì, intanto buonasera a tutti. Noi abbiamo in realtà già iniziato a fare, perché abbiamo già avuto tanti incontri, stiamo incontrando il governo in tutte le sue forme. Ieri eravamo al Ministero della Salute, abbiamo portato le istanze del territorio, ovviamente abbiamo parlato di ospedale, ma non solo, anche rispetto a questo nuovo emendamento che fa sì che le farmacie diventino un primo presidio di sanità, e quindi insomma abbiamo incontrato il senatore Malan, che ci ha dato disponibilità per venire nel territorio e portare quelle che sono appunto le problematiche che interessano le nostre aziende, i nostri tessuti sociali, quindi massima disponibilità e massimo legame con il governo, quindi quello credo che sia la cosa che deve passare, che sia importante, che insomma ecco il sottoscritto è il collegamento con il governo nazionale. Questo è un messaggio forte e chiaro all'elettorato e anche ai suoi competitors, dicevamo. Quante liste?
Allora, noi avremo tre liste, abbiamo la lista della Lega, poi avremo una lista di partiti, abbiamo fatto un triciclo, così si chiama in gergo, con Forza Italia, Noi Moderati e Fratelli d'Italia ovviamente, e poi avremo una lista di, appunto, civica, dove abbiamo, devo dire, delle persone molto in gamba, molto preparate, che per la prima volta si affacciano alla politica, che appunto prende il nome di Alleanza Civica Cortona, Carini Sindaco. E allora, siccome l'argomento di questa sera è anche il prossimo Consiglio Comunale, voi siete tra i protagonisti, lo abbiamo chiesto anche ad Andrea Vignini, lo chiediamo anche a Nicola Carini. Meoni porterà appunto in Consiglio la variazione di bilancio spacchettata, come avevate chiesto voi, era per questo che voi vi siete astenuti su questo punto. Un commento su questo e un commento su quello che ha detto l'attuale sindaco, ovvero che vi siete accordati con il Partito Democratico. Vedo già un sorriso. Ma io in realtà, come dire, già sto facendo praticamente il sindaco, perché riesco a far fare delle cose che lui non ha mai fatto. Penso alla riapertura dell'ostello della gioventù, che l'ho dichiarato io in apertura della mia conferenza stampa, e dopo poco è stato riaperto. Adesso siamo riusciti anche a spacchettare le variazioni a bilancio, quindi credo che, insomma, no, già ci stiamo portando avanti col lavoro. Per quanto riguarda il consiglio, sarà un consiglio normale, tranquillo, sono state spacchettate. Adesso abbiamo chiesto alcune verifiche agli uffici, perché rispetto ai lavori che ci sono stati proposti dobbiamo valutare alcune cose, quindi valuteremo punto per punto, come credo che sia giusto fare, in maniera anche limpida e chiara rispetto ai cittadini, quello che secondo noi è giusto portare avanti e quello che invece rimanderemo al mittente. Per quanto riguarda la battuta del sindaco, non so se è tanto una battuta, ma io gli accordi con il PD non li ho mai fatti, forse stava parlando di se stesso, perché basta vedere che non ha toccato una figura apicale rispetto all'amministrazione Meoni, quindi, insomma, voglio dire, è tutto lì. Per cambiare il segretario, come ho avuto modo di dire, abbiamo aspettato 2 anni e mezzo, credo che, insomma, parta tutto da lì, la continuità con il PD. Poi dobbiamo attendere l'applauso, perché non ti sentiamo, Luigi. E quindi, insomma, penso che se siamo andati nel solco del PD, credo che lo abbia fatto questa amministrazione, e noi vorremmo invece porre al centro il buon governo e il buon governo del centrodestra. Le priorità, appunto, quindi ritorniamo alla domanda iniziale del direttore. Ma noi abbiamo sicuramente priorità come la cultura, come il turismo, ovviamente Cortona non potrà essere altrimenti, ma vorremmo ridare anche un'anima a Camuscia. Penso Piazza Sergardi, che è stato fatto un buon lavoro in termini di qualità della piazza, però riteniamo che la scelta di togliere i parcheggi dalla piazza sia stata sbagliata, quindi lì creeremo una ZTL e poi vorremmo fare un piano del traffico importante. Ho parlato prima di cultura e turismo, credo che anche Camuscia meriti un calendario di eventi importante, un calendario che debba essere fatto sia per Cortona che per Camuscia entro e non oltre il 31 gennaio, perché non esiste sapere gli eventi a Cortona un mese prima, anche perché se vogliamo fare turismo in maniera seria dovremmo offrire ai tour operator un programma, come dire, a lungo termine, non possiamo vivere alla giornata come è stato fatto fino adesso. Ecco, proprio sulle scelte fatte su Camuscia è iniziata un po' quella che è il vostro allontanamento, voi avete iniziato proprio da quel progetto lì a dire non siamo stati coinvolti sufficientemente. Sì, è stato un problema il non coinvolgimento nelle scelte importanti, non solo di Camuscia ma anche altre scelte, è quello che chiedevamo, insomma, non chiedevamo certamente di sapere quando veniva tagliata l'erba, che anche quella è una cosa importante, però, come dire, è di ordinaria amministrazione. A noi interessava partecipare, portare il nostro contributo nei progetti seri, veri, importanti, penso appunto alle infrastrutture, ma potevamo parlare di sanità benissimo, l'ospedale è un tema sul piatto, possiamo parlare di turismo, di cultura, di tutte quelle scelte che sono state fatte, che secondo noi in alcuni momenti non sono state ottime e sicuramente non condivise. Luigi, se non hai domande a te la linea, no, altrimenti noi siamo solo qua. Una domanda per chiudere, perché stiamo andando oltre. È un ex grande tennista, Nicola Carini, giocherà da fondo campo oppure andrà a rete? Ma sai, Gigi, nel tennis non c'è una tattica o strategia precisa, bisogna adattarsi al campo, all'avversario, alle palline, quindi noi sappiamo giocare ovunque, quindi giocheremo a seconda di quello che ci sarà l'esigenza del gioco, insomma. Bene. Grazie. Grazie.
Grazie, grazie, continuiamo questo collegamento con la sede del punto elettorale di Nicola Carini a Camucia. Insomma, abbiamo cercato di argomentare il più possibile una serata che è stata anche vivace e ben animata. Il prossimo appuntamento elettorale è suo? Il prossimo appuntamento elettorale è il 18 di aprile con la cena della mia presenza. Guarda, il 18 aprile è una data importante per la politica in Italia, te lo dico, non si scherza col 18 aprile. Bene, è bene che abbia scelto per quella data, il 18 aprile, dove sarà presentata la mia candidatura con una cena aperta alla cittadinanza. Lei avrà solo la lista sua delle liste civiche più Italia Viva oppure avrò altre? Una mia lista, lista che sarà appunto del sindaco Lisa Vannelli sindaco, le liste civiche San Giovannesi, la lista, scusatemi, ma è di oggi quindi non me la ricordo, Alleanza Liberal Democratici e Riformisti per San Giovanni e la lista Unici e Uniti. Ecco, Unici e Uniti sarebbero i leghisti dissidenti? Non lo so se si possono definire così, però è sicuramente di quell'area. Ecco, la prima, l'esordio invece di Italia Viva, il 21 aprile faremo la presentazione delle liste con Teresa Bellanova alla Sala Civica di Camucia alle ore 10 circa. Bene, ho evocato il 18 aprile, non dico cosa significa nella storia il 21 aprile perché può essere capzioso. Comunque, un appuntamento è prima quello con l'incontro di Maria Elena Boschi sull'oblio oncologico che è il 15 d'aprile. Bene. Lucia invece tranquilla, vedere gli altri competere adesso è veramente... Vabbè, sì, forse è più divertente, c'è dubbio. Bene, allora con Caffè Bollente si conclude 4.0, si conclude questa nostra tranche di trasmissione perché dalla prossima settimana avremo un altro tipo di trasmissione codificata ai sensi della legge che ci obbliga a avere un comportamento diverso rispetto a quello che avete visto finora. Noi ringraziamo tutti coloro che ci hanno accompagnato in questo periodo e vi diamo appuntamento quindi alle prossime puntate elettorali. Buonasera.